questa puntata. Variazione di bilancio, 53 milioni alla sanità. Violenza donne, il Consiglio porta scarpe rosse in aula. Ferma in Senato la legge toscana su affettività in carcere. L'oro verde, protagonista a Monte Esperto. Investimenti aggiuntivi per circa 54 milioni, di cui 53 milioni destinati alla sanità, incremento delle risorse sul fondo di riserva spese impreviste per 35 milioni, interventi spesa corrente per 49 milioni e rimodulazioni di spese già programmate per circa 124 milioni con spostamento degli impegni al 2022. Sono le principali novità della seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Toscana e degli interventi normativi collegati approvati a maggioranza dal Consiglio regionale. Di dare sostegno ad alcuni settori strategici della nostra regione. Innanzitutto una misura che si caratterizza per una contrazione molto forte dell'autorizzazione all'indebitamento, questo perché ci sono una serie di finanziamenti previsti per il 2021 che sono stati dislocati nelle annualità successive. C'è da dire però che una grossa fetta di questa misura in realtà è caratterizzata da rimodulazioni. Ci sono molti interventi che avrebbero dovuto essere realizzati nel 2021 e che vengono spostati con i relativi finanziamenti nelle annualità 2022-2023. Questo soprattutto in relazione al ritardo nei cronoprogrammi di tutta una serie di interventi che avrebbero dovuto essere realizzati da altri enti diversi dalla Regione Toscana. Ci sono però delle misure effettivamente innovative da un punto di vista finanziario e in particolar modo ricordiamo 53 milioni di euro che vengono destinati alle aziende sanitarie e sono finalizzati al rilancio delle politiche di investimento delle aziende sanitarie e quasi 9 milioni di euro che vengono destinati al settore dello spettacolo, un settore che dalla pandemia è stato pesantemente alterato e che ha bisogno di un sostegno effettivo da parte delle istituzioni pubbliche. C'è anche una cifra consistente, 3 milioni e mezzo di euro nelle annualità 2022-2023, che andrà a sostegno degli enti locali per la manutenzione e la ristrutturazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata. Un ultimo aspetto che mi preme evidenziare di questa manovra finanziaria è il fatto che c'è un consistente accantonamento al fondo di riserva di risorse che sono destinate ad evitare le possibili perdite del bilancio del sistema sanitario regionale. Questo perché sappiamo tutti che le stime che si danno al 31 dicembre di quest'anno con riferimento al fondo sanitario sono stime che possono far registrare una perdita e quindi prudenzialmente la Regione Toscana, in attesa di opportune determinazioni da parte del governo, ha deciso di accantonare una cifra consistente proprio per evitare che si registri una perdita nel bilancio del sistema sanitario regionale. La Lega vota convintamente contro questa variazione di bilancio, da un lato perché riguarda tutta una serie di rimodulazioni per il 2022 di mancata realizzazione di opere infrastrutturali e la nostra Toscana paga un gap infrastrutturale notevole. Occorre aprire una riflessione congiunta con maggioranza e opposizione sul tema delle infrastrutture, perché i soldi ci sono, a volte manca i tempi di realizzazione, la chiarezza appunto sulla programmazione. Questo ci sta decisamente colpendo come Regione Toscana dal punto di vista competitivo. Dall'altro perché non ci convince tutta una serie di operazioni che sono state fatte recentemente dalla Regione Toscana, questa discussione inevitabilmente si è collegata con quella sul buco di bilancio della sanità, e per dire una delle disposizioni si è cercato di caricare sul bilancio del Consiglio, diciamo della Giunta regionale, se il debito in termini di ammortamento di 53 milioni del sistema sanitario, quindi uno sgravio. Ma la situazione non è assolutamente chiara, quindi è necessario che ci sia più chiarezza
pazienza, più coraggio, perché il momento è veramente difficile. Noi faremo di tutto per cercare di evitare aumento di tasse e peggioramento di servizi sociosanitari, però vogliamo un confronto continuo con il governatore che allo stato attuale manca. La variazione di bilancio cade in un momento molto complesso dal punto di vista finanziario per la Regione Toscana per il grave buco di bilancio legato alla sanità che abbiamo. Ma di fatto non ci si aspettava che questa variazione potesse risolvere problemi così grandi, ma neanche che, come abbiamo visto troppe volte, si riducesse semplicemente a piccoli favori, potrebbero essere letti così, sul territorio, legati a interessi del singolo consigliere, piuttosto che dell'amicizia con qualche sindaco, invece che qualcosa di più ampio. Di fatto vengono sostenute alcune istanze sicuramente condivisibili, ma niente di più, ci si riduce soltanto a piccoli interventi che mancano di una visione di più ampio respiro, a una programmazione, che di fatto è quello che avviene ogni volta che ci sono delle variazioni al bilancio. La cosa che più ci preoccupa è che ci sono una serie numerosa di rimodulazioni delle spese che ci fanno capire che c'è un problema di capacità di spesa, di programmazione e di realizzazione di cronoprogrammi in molti progetti. E questo è un problema che interessa gli enti locali e che probabilmente ci dovrebbe interessare in un'ottica di coordinamento tra tutti gli enti locali e il governo, ma soprattutto della capacità della Regione di riuscire a fare una cabina di regia su questo. Il nostro è stato un voto positivo, una variazione di bilancio che ha confermato quello che stiamo dicendo negli ultimi mesi, no all'aumento delle tasse, serviva fare un'allocazione corretta delle risorse che attualmente sono a disposizione della Regione, quindi aver liberato oltre 70 milioni di euro consente di mettere in sicurezza i fondi della sanità, continuare a dare servizi, erogare e dare risposte rispetto alla battaglia del Covid, non gravare sui cittadini. Era una battaglia politica che noi abbiamo portato avanti, abbiamo vinto questa sfida che serviva per non aumentare nuove tasse, ma soprattutto per trovare una risposta corretta alle esigenze del sistema sanitario e anche una collocazione corretta, essendo ormai a novembre, delle risorse a nostra disposizione. Quindi siamo stati convinti che questa sia stata una battaglia giusta. Nel frattempo abbiamo fatto prendere un impegno al Consiglio regionale rispetto agli stanziamenti sulle scuole, rispetto a degli interventi necessari, urgenti, a causa dell'incremento dei prezzi che molte realtà hanno quando vanno a realizzare nuovi interventi edilizi. Abbiamo presentato un emendamento in merito, abbiamo accettato di ricondividerlo da qui la sessione di bilancio per dare una risposta organica a tutta la Toscana. È una variazione di bilancio molto particolare, perché è una variazione di bilancio che sposta 76 milioni e mezzo di investimenti previsti nel 2021 al 2022, ma il fatto grave, a mio modo di vedere molto grave, è che nei 76 milioni e mezzo che vengono sottratti nel 2021 agli investimenti previsti in Toscana vi sono investimenti sulle infrastrutture, una su tutte la FIPLI, sul trasporto ferroviario regionale vengono sottratti soldi, 25 milioni di euro destinati al trasporto ferroviario regionale, i treni regionali toscani viaggiano e si muovono in condizioni di precarietà assoluta tutti i giorni. Ci sono stazioni, basta andare la mattina a fare un giro delle stazioni toscane per vedere pendolari che attendono il passaggio del treno anche 40 minuti, treni che viaggiano in condizioni di sovraffollamento folle, autobus extraurbani che viaggiano ben al di sopra dell'80% della capienza prevista dalla normativa attuale. E è un settore questo che si può permettere di vedersi sottrarre 25 milioni di euro. Le infrastrutture, la Firenze-Pisa-Livorno, è una struttura forse che si può permettere di vedersi sottrarre dei soldi nel 2021 per essere destinati nei triennio a venire. E poi l'ultimo, permettetemi un altro passaggio, il mantra mondiale della sinistra, soprattutto della sinistra toscana, che ogni giorno ci ripete il mantra della transizione ecologica, e le immagini di Greta Thunberg, osannata come l'eroina dell'ambientalismo del terzo millennio, la Regione Toscana oggi taglia 8 milioni di euro alla transizione ecologica e all'efficientamento energetico. Una sedia vuota e un paio di scarpette rosse posizionate al centro dell'aula del Consiglio regionale della Toscana è l'iniziativa per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.
un gesto, secondo il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, per ricordare e ricordarci che nessuno di noi sarà mai pienamente libero finché una donna o una ragazza non saranno libere di vivere appieno la propria vita come meglio credono. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Regione Toscana ha anche rilanciato la campagna di comunicazione per promuovere la conoscenza del numero gratuito nazionale antiviolenza e anti-stalking, il 1522. Non è soltanto una campagna per promuovere il 1522, ma è una serie di iniziative fatte assieme alla grande distribuzione, e l'elemento importante è che tutta la grande distribuzione presente in Toscana si è attivata contro la violenza contro le donne. Questo è un elemento importante perché? Perché la capillarità con cui può arrivare un messaggio mandato all'interno dei negozi della grande distribuzione è un elemento che serve a tutte le donne che sono vittime di violenza. Quindi l'obiettivo è sicuramente quello di amplificare il numero 1522, il numero appunto che tutte le donne che sono vittime di violenza o di stalking possono, a cui possono accedere per chiedere aiuto, ma anche lavorare affinché queste cose non accadano, e quindi costruire all'interno delle strutture, dei negozi, della grande distribuzione, formare del personale affinché sia una sorta di sentinella antiviolenza, cioè riesca a comprendere le persone, spesso persone e donne fragili, che sono in quel momento vittime di violenza. E le donne possono trovare nelle persone che magari conoscono, perché quotidianamente vanno a fare la spesa, a comprare il pane, un appiglio per poter chiedere aiuto. Quindi la possibilità di lavorare assieme alla grande distribuzione fa sì che l'aiuto alle donne sia ancora più forte, più profondo e, ripeto, il messaggio sia più capillare. Istituire in ogni carcere uno spazio per l'affettività dei detenuti e i loro familiari. Lo chiede a gran voce la Toscana al Parlamento, dopo che dal 2021 il Consiglio regionale aveva promosso la legge che chiedeva strutture adeguate in ogni penitenziario. Quella legge è ferma da circa un anno in Commissione Giustizia del Senato. Nel 2020, a luglio, in Consiglio regionale abbiamo approvato una proposta di legge. Ora questa proposta di legge è ferma in Commissione Giustizia al Senato. Chiediamo con forza che venga discussa, perché dare risposta in questa direzione vuol dire dare risposta di libertà, dare risposta di giustizia sociale e venire incontro a una questione forte e molto sentita. La Toscana è sempre stata terra dei diritti. Io vorrei che in questa direzione noi potessimo continuare. Il carcere è uno strumento che serve a limitare la libertà delle persone e a garantire la sicurezza della popolazione, ma questo non vuol dire togliere, come dice la Corte Costituzionale, eliminare i principi basi della dignità umana, e l'affettività nei confronti delle altre persone è uno degli elementi più profondi dell'essere uomini. Questo fine settimana torna Olea, il forum sull'olio extravergine d'oliva di Montespertoli, con degustazioni, incontri e tante aziende del territorio. La presentazione in Consiglio regionale. La Toscana è terra di bellezza, è terra di cultura, ma anche terra di eccellenze enogastronomiche. Una di queste è l'olio extravergine di Montespertoli, e sapere che tante cittadine e tanti cittadini con questo evento, che non era scontato fino a qualche mese fa, potranno gustarne la prelibatezza, potranno conoscere le caratteristiche, quelle caratteristiche che richiedono un impegno anche da parte delle istituzioni per fare sempre più che i territori vengano tutelati, le eccellenze enogastronomiche, e si investe in salute. Il giorno in presenza è un elemento assolutamente positivo a Montespertoli, che dell'olio e del vino fa un tratto caratteristico, che fanno conoscere un po' la Toscana in tutto il mondo e fanno della qualità dell'olio un elemento appunto che con questa manifestazione si vuole ribadire, rafforzare e far conoscere. L'importanza di Olea è strategica, perché riguarda praticamente la produzione di olio di tutto il comune, su cui ci siamo impegnati negli ultimi 2 anni. La cosa importante è che quest'anno torniamo a farla in presenza nel nostro parco urbano, che ha una bellissima olivete che quindi valorizza il contesto del paesaggio e delle aziende agricole di Montespertoli.